Ciao, ciao amico mio. Grazie, Ciao, 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 ciao. Ragazzi, io chiamerei però un signore di cui ho letto delle cose, dunque tutto da scoprire. Si chiama Donato Trovarelli. Nato a Pescara il 12 settembre del 49. Ultimo di quattro figli, Battista, imprenditore titolare, il padre di un'officina meccanica specializzata. Lui credo che abbia fatto l'insegnante in pensione. Beh, è il top del top, ragazzi. Il top del top, il top del top. A tutto campo, negazionismo, Covid, gay, eccetera. A tutto campo, chiamiamolo. Trovarelli? Sì, eccomi. Senta Trovarelli, io ho letto una cosa molto interessante sui bambini della palude. Sì, sì. E che cos'è questa storia dei bambini della palude? Dunque, praticamente io ce l'ho con Trump perché ha abbandonato 35.000 bambini in mano a Clinton. Dunque, si tratta di un tunnel che va dalla fondazione Clinton-Hillary sì. fino a 4 chilometri. Sì. E praticamente lì usano e usavano bambini sì. per sì. prendere il l'adenocromo. Ah, l'adenocromo, sì, l'adenocromo. Cioè, sì. Ma come facevano, scusi? Chi l'ha scoperto questo tunnel? Veramente lo conoscevano, però Trump sì. ha messo due navi, una a New York sì. e una a San Francisco, e ha ospitato, ha tolto con l'esercito oltre 35.000 bambini, mettendoli nelle navi, nella nave della Croce Rossa. Li ha liberati? Li ha liberati, non tutti. Ma l'esercito che andava lì era fornito di mascherina, sì? guanti e un sacchetto per vomitare. Addirittura, e come mai? Perché lì trovavano bambini che si denutriti oppure sì. Malmenati, violentati, sì. torturati, massacrati. Addirittura, come mai? Mamma mia. Bambini cannibali e sfruttati sessualmente. Chi è che aveva organizzato tutto questo? Cioè questa specie di lager sotterraneo dove c'erano questi bambini, queste migliaia di bambini? Sì, la Clinton. Ah, la Clinton aveva organizzato. Clinton. Ecco, ma a che scopo? Cioè i bambini sì. venivano rapiti, 35.000 bambini rapiti, torturati? Veramente erano 100.000. Erano 100.000. Gli altri l'hanno trovati morti o sono morti subito dopo. Ma scusi, ma perché qualcuno non ha arrestato la signora Clinton? Cioè, questo è un massacro. Certo. Sì, ma è scoperto da migliaia e migliaia di attori, attrici, giudici, di tutti quelli coinvolti. Cioè, persino gli sì. attori di Hollywood hanno bevuto questa potente bevanda sì. che dà la giovinezza. Non so. Però scusi un attimo, andiamo per ordine. Andiamo per ordine. Sì. Questi bambini vengono rapiti con lo scopo di terrorizzarli, stuprarli, massacrarli. Sì. Perché questi qua, allora, poi come si fa a estrarre sto sangue? Il bambino è spaventato. Sì. Produce una superadrenalina ed è quella che costituisce poi il liquido sì. che va bevuto, estratto intorno alle orbite dell'occhio. Quando toglievano questi bambini, li trovavano tutti con gli occhi tutti neri, tutti tumefatti per le varie estrazioni che facevano. E praticamente lì c'erano medici che facevano questo, c'erano infermieri. Ma scusi, ma è una specie di complotto quasi mondiale questa roba qua, c'è cioè Sì, purtroppo è mondiale, persino Papa Francesco ha bevuto questo, Bergoglio. Bergoglio ha bevuto che cosa? Ha bevuto questo super adrenalina. Ma Bergoglio ha bevuto l'adrenalina, com'è possibile? Posso... Aspetta, scusi, ma questi potenti di Hollywood, queste persone qui che bevono questa sostanza che ringiovanisce, sì. immagino, no? Sì, sì, sì. Ma ci sono nomi e cognomi di queste persone? Ci sono massoni, illuminati, tutta questa gente, noi la ritroviamo pari pari come governanti mondiali che in questo momento stanno sfruttando una falsa pandemia per i loro scopi politici. Ma che legame c'è tra la falsa pandemia e l'adrenocromo? Che questo pure bisogna vedere. Niente, perché sono le stesse persone che gestiscono sia la falsa pandemia che l'adrenocromo. Trovare, li scusi un attimo, lei che fa di mestiere? Cioè che faceva? Perché cioè, lei è un pastore, allora, che cos'è? Allora, io sono insegnante elementare in pensione. Aiuto. Ho la laurea in giurisprudenza, ho provato a fare l'avvocato, poi ho scelto l'insegnamento, poi ho la laurea in teologia biblica. Non è l'ultimo degli scappati di casa, dico, no? Aspetta. Da questo... Il mio curriculum è lungo. Io adesso sono uno dei 15 saggi della Meloni. Uno dei 15 saggi? Perché la Meloni c'ha Dio, Patria e Famiglia. Sì. Cioè, sì? Noi quando chiede dei consigli si rivolge a delle persone, fra cui ci sono pure io. Oh! Un inquisaggio di una senatrice che fa capo alla Meloni.
Mondoni. Ah, di una senatrice. Della Sara Cugnal. Lei è un consulente, diciamo. Esatto, un consulente esterno. Consulente esterno, va benissimo. Sì, consulente quando riguarda, per esempio, l'aborto, sì, queste cose qua, i vaccini, eccetera, e mi chiedono il parere, io do il mio parere, certo, poi se lo elaborano loro sono fatti. Non loro. C'è dubbio, ma scusi, l'aborto, perché lei è contro l'aborto, immagino, no? È ovvio, sono evangelico. Cioè, bisogna fare un lavoro di moralizzazione, non c'è dubbio, del rapporto sessuale, perché non c'è lo scopo amico, faccio sesso, no, per cioè, carità, questa libertà eccessiva, sì, ha portato a un decadimento di tutti i valori morali. E come si fa, punto, scusi però dottore, come si fa a limitare il fatto che la gente tromba così in giro? No, ci vogliono persone che rimettano il discorso in piedi, sì, in maniera un po' più sana. Dunque, adesso secondo aspetta, se mi permettete. Però quello, scusate, cioè, i gay secondo lei vanno messi fuori legge, i gay? Io sono per la libertà di tutti, sì, ma non voglio vedere il gay pride. I gay sono contro natura comunque, secondo lei? Cioè, è una cosa contro natura essere omosessuale? Cioè, il sesso sì, tra i gay? Sì, sì. È contro natura, è un'aberrazione. Dunque, due gay che si baciano per strada, diciamo la verità, Trovarelli, è indecente, falla fare altrove, cioè non me lo fai in strada. Vorrei tornare sulla cosa della falsa pandemia. Secondo lei è tutta una puttanata, allora, tutta una stronzata, tutta una messa in scena da parte di questo nuovo ordine mondiale per plagiarci, non so, per fare cose? I vaccini, lei per esempio, mi sembra una persona di una certa età, ecco, non se lo farà il vaccino? Allora, io non solo non me lo faccio, sì, ma sono pronto a difendere la mia libertà, mm, anche con le armi, mi dispiace, con ma io armi, se dovessi essere costretto mi compro subito una pistola e ammazzo tutti. Ma come ammazza, cioè, io tutti, non è che posso, ma io non posso essere costretto a vaccinarmi, ma mi fanno un TCO, che faccio? Io mi devo difendere, cioè la mia libertà non va toccata. Scusi, io vorrei dire una cosa, cioè, dentro i vaccini, secondo lei, che cosa c'è? Cosa vogliono fare con i vaccini? Allora, io sono un esperto, perché sì, ho scritto pure un libro di creazionismo scientifico, sì, e ho dovuto esaminare, sì, dal punto di vista scientifico, il DNA, sì, e l'RNA. Sì. L'RNA è la tecnica con cui, sì, scienziati atei, sì, stanno cercando di manovrare l'evoluzione. Sì. Questo RNA non si colloca dove dicono loro, va gironzolando nel, sì, nel DNA, piange, umano, piange, sì, fino a che trova ospitalità. Che succede? Che c'è una aberrazione genetica irreversibile. Cioè, ma praticamente sono degli assassini, lei sta dicendo, quelli che vogliono il vaccino. Sono assassini e complici. Ma scusi un attimo, scusate, ma chi c'è dietro? Aspetta, chi c'è dietro tutto questo? Donato, chi dietro c'è? Tutto questo ci sta il nuovo ordine mondiale e gli, sì, Illuminati. Ecco. Cioè, stiamo parlando di Bill Gates. Andiamo subito con i soliti nomi e cognomi. Bill Gates, sì, allora, Rothschild. Kissinger. Il Papa pure? Il Papa è il capo degli Illuminati. Allora, noi abbiamo un 33° livello, sì, con tre persone. Sì. Un 33° livello. No, capito, abbiamo un 33° livello con tre persone, che sono Rothschild, cos'è il Rockefeller livello? Cos'è il 33° livello? Rockefeller? Ma chi è che sta parlando? Ma è Parenzo che si intromette, mi scusi. Allora, 33° livello con tre persone, Rockefeller, allora, Rothschild, Rockefeller. Perché invece i grattacieli di Trump vanno bene? Lei è una testa di cazzo! Grazie, molto gentile collega. Ecco, appunto, lo liquidi così. Non ne posso più. Lo liquidi il così. 33° piano? Stai zitto un attimo, che la cosa. Ma questo è pazzo! Aspetta, 33° livello, chi allora, c'è? Adesso il Papa sta a 32° livello, gira su internet. Chi sì, gira? La foto del no, Papa. A me girano aspetta, le palle aspetta, a sentire ste cazzate. Non giro, sì, su internet. Allora, no, mi girano le palle a sentire, non le sentire, non le sentire, allora non le sentire, questo è un atto, è un atto grave, io le voglio sentire, io le voglio sentire, chiudi allora al 32° il Papa gira su internet, gira questa foto in cui a New York il Papa ha baciato le mani a questi tre. A me non mi interessa se è vero o non è vera, io so benissimo che esiste la massoneria, ci faceva parte mio zio, sì, so benissimo quali sono i livelli, sì, sì, so benissimo che la magistratura sta dentro la massoneria pure la magistratura o viceversa, sì, però non andiamo troppo in là, la questione fondamentale è che lei è pronto a tutto pur di non farsi il vaccino, questo mi pare abbastanza chiaro, è pronto a tutto, a tutto. Ma poi ci mancherebbe altro, era presente Rambo, ma scusi, lei è armato? No, io non sono
armato. Io, l'unica arma che ho è la parola di Dio. Curato lei male. Si deve curare immediatamente. È un pazzo. Cruciani le fa credere che lei è normale. Lei è un coglione. Certo. Si fidi di me. Sì. Certo, ma per carità. Lei esce fuori da un manicomio, che cosa si aspetta? Comunque, ma lei è pazzo, tecnicamente il 33° livello, Kissinger, ma Kissinger, ha 96 anni Kissinger! Allora, è tutta questione di informazione. Allora, il Papa quale informazione? Porca puttana! Basta! Basta! Mi scusi. Basta delirio! Fine! Il Papa, c'è un limite a tutto! Il Papa ha inaugurato? Il Papa? Sì. A giugno sì. Inaugurerà la capitale mondiale degli illuminati. E dov'è? Ad Astana. Oh, ad Astana. No! In Kazakistan. No! Si informi, informati su internet. Astana. Tu Astana, il 33° livello, vai a fare il culo. Chi è questo qua? Ma è Parenzo, è impazzito. Appena sente Astana, impazzisce. Sì, non ne posso allora, più di ste cazzate. Io ti esorcizzo nel nome di Gesù Cristo. Sì. Smettila. Tu devi andare a fare il culo. Esorcizzalo, Donato, esorcizzalo. Tu esorcizzalo, fai un esorcismo. Scusa, fai un esorcismo. Vai. Mi senti bene, Cocco? Sì. Bene. Entono, ma io su Cristo, ecco, buono, ma su S. E Luteros. Capito? Ma vaffanculo! Vaffanculo! Lui non ha capito, ma il demone che sta dentro di lui, sì. Cerca di guarirlo. Non c'è un demone. C'è io i coglioni che mi fumano a sentire queste strozzate. Ti caccio nel nome di Gesù Cristo. Sì. Ma non deve fare l'esorcismo, deve chiamare un'ambulanza, dovremmo chiamarla noi immediatamente. Scusami, Donato. Quattro persone vestite di bianco lo devono prendere e legare. Continua con l'esorcismo. Continua con l'esorcismo, Donato, per favore. Allora, io devo parlare con persone sane di mente. No, esatto. devi parlare con un medico. Aspetta. Hai detto 10-15 minuti di puttanate. Scusami, Donato. Scusami, pacificamente di informazioni di. Allora, Donato, parliamo di una cosa. Informazioni prese dove? Quanti sono dove i le hai lette oggi, queste stronzate? Oggi il mondo è governato dai satanisti? La domanda è molto semplice. Il mondo è governato dai satanisti? Sì, certamente. Ha visto che cosa hanno fatto quando si è inaugurato il Tempione? Hanno fatto una specie di manifestazione folcloristica. Ma questo tanti anni fa però. Ci stava la Merkel, Sarkozy, Renzi. Allora, ha visto che cosa hanno attori, attrici, ballerine, eccetera, che cosa hanno fatto? Hanno fatto un evento, sì, perché? Si riveda queste cose qua. E che cosa? Cosa devo rivedere? Un'inaugurazione? Di che cosa? Aspetta. Di un ospedale psichiatrico dovevano inaugurare. Inaugurazione, allora che è successo? Allora, è successo che hanno fatto delle manifestazioni di tipo satanico con riti e immagini, evocazioni. Ma chi ha fatto? Di cosa? Chi ha fatto? Ma come chi è allora, questo qua? Chi ha fatto cosa? Macron, allora, Sarkozy, che cazzo dici? Ricoverati! Va bene, mi vado a recuperare, arrivederci. Donato, dalla parte della verità. Una preghiera per la verità. Allora, stai zitto un attimo, allora, una preghiera per la verità. Si segni questa frase. Lutero diceva: la pace finché è possibile, ma la verità ad ogni costo, senza compromessi. Bravo, avanti tutta. Parenzo, che dici? Vai a fare in culo. Ecco, questo grazie. È pazzo! Pazzo! Sei di una volgarità unica. Ma la volgarità è poco rispetto al delirio che ho sentito alla Clinton, allora, Astana, Malimortacci, ma che cosa dici? Pazzo scatenato, meno male che non insegni più ai bambini alle elementari, pazzo! Aspetta. Allora, come avvocato io la potrei anche denunciare. No, questo no. Ma che cosa denuncia? Capiamoci un secondo, perché altrimenti questa volta mi incazzo. Che cosa denuncia? Denuncia che il sottoscritto l'ha mandata a fare in culo perché lei sostiene che la Clinton fa le messe sataniche, che il Papa inaugurerà ad Astana capitale degli illuminati. Cosa denuncia? Coglione!
Raffaele da Milano, avanti tutta. Ragazzi, comunque questo qua è il numero uno. Lo sapete che è il mio idolo assoluto, questo Donato Trovarelli. Signor Donato Trovarelli. Ma tu ti rendi conto che ti hanno esorcizzato, Davide? Ti hanno esorcizzato. Che... mi ha fatto innervosire ancora di più. Però Davide, dopo che da settimane il vescovo Olumide Johnson prega anche per te tutte le domeniche, e c'è anche il tuo nome sull'altare. E Donato Trovarelli della Chiesa Battista di Pescara ti ha esorcizzato in diretta. Ma andate a quel paese, ma figurati. Raffaele da Milano, vai. Ma anche io su. Buonasera, sono chiamo Raffaele. Anche io ho subito un po' di emozioni, ecco, con l'esorcismo. Ecco, però bisogna dire alla Meloni, che pure lei è un po' frastornata con questi consulenti esterni. Vabbè, detto questo qui, no, Donato, non ha detto che era un consulente esterno della Meloni. Ma ha detto, sì, lui dice di essere un consulente. Però lui dice di essere un consulente esterno. È Donato, esterno. Si chiama Donato Trovarelli. Vabbè, allora la Meloni lo prelerà. No, la perché Meloni la vedevo un po' frastornata in questo periodo, può darsi che è l'effetto del consulente. Vabbè, allora che vuoi dire? Scusa, hai chiamato per questo, Raffaele? No, io ho chiamato per un'altra cosa. Volevo dire, passiamo all'altro argomento, quello di Parenzo, poverino, mi dispiace, si offende, lui è intelligente, però io francamente nella mia esperienza ho visto che effettivamente gli ebrei sono un po' avaria, diciamo, un pochino. Lui sta dicendo nella sua esperienza, è una puttanata, ma dai. Le persone sono cosa vuol dire? È una puttanata, è chiaramente un luogo comune, perché le persone sono le persone. Lo sosteneva Shakespeare nel Mercante di Venezia, ritrae questo, è un'opera letteraria chiaramente, esattamente il contrario, perché invece Shakespeare nel Mercante di Venezia, nel famosissimo monologo di Shylock, dice esattamente il contrario. Renato, provincia di Mantova, avanti tutta, ragazzi. Rileggetelo. Renato, provincia di Mantova. Buonasera a tutti. Dimmi. Buonasera. Volevo dire a proposito.